Ciao, ciao a tutti. Oggi ero qui in laboratorio che stavo sistemando le ultime cose e ho deciso di fare un video creazioni prima di mettere tutto a posto, altrimenti poi devo smontare tutto quanto dalle vetrine. E quindi vi faccio vedere un piccolo mix delle ultime cose che ho fatto in questi giorni. Come prima cosa volevo farvi vedere questi bracciali in catena e alcantara che sono molto carini e molto estivi. E questo è il modello che mi piace di più ed è fatto con tre parti di catena e il filo di alcantara di 1 metro che ci gira tutto intorno. Ho visto come farli sul tutorial di una ragazza spagnola, però adesso non ricordo il link perché me lo aveva postato sulla mia bacheca su Facebook tanti mesi fa una mia fan. E infatti già ne avevo fatto un altro che era in quest'altra versione con la catena argentata e l'alcantara rosa e trovo che sia bellissimo come tipo di intreccio, poi è anche molto pratica la chiusura perché ci sono questi due laccettini che devono essere semplicemente annodati e quindi è comodo anche per mettersi il bracciale da sole invece che andare sempre a cercare qualcuno che ci agganci il moschettone. E ho fatto appunto quest'altra versione perché avevo questa catena un po' brunita che andava bene per fare questo tipo di lavorazione. Infatti ho visto che non viene con tutti i tipi di catene, ma con questi qui un po' piatte, con gli anelli fatti in questo modo, ho visto che riescono molto bene. E l'ho fatto con l'alcantara verde, ho messo due ciondolini diversi, questi me li aveva regalati l'IA in uno swap e anche altre cose qui sono degli swap che ho ricevuto. Poi ho fatto un'altra versione, visto che non avevo abbastanza catena per fare altri bracciali dello stesso tipo, ho cambiato tipologia dei bracciali e li ho fatti con questi altri nodi, sempre visti da un tutorial spagnolo, però scusatemi, ma proprio non mi ricordo i link. Forse di questo modello aveva fatto un tutorial simile anche Ombretta, però io l'ho visti su un canale spagnolo. Magari poi se lo ritrovo metto direttamente il link del canale e tra tutti i vari video potrete ritrovare anche il tutorial. E la cosa che non c'era sul tutorial sono queste perle pendenti che ho deciso di aggiungere io per arricchire un pochino il bracciale perché non lo so, mi sembrava troppo spoglio, senza niente e ho voluto provare ad aggiungere qualcosa di mio. Non riesco mai a seguire troppo alla lettera i tutorial che vedo. E anche qui ci sono due piccoli charms, questo a coroncina me l'aveva regalato Romina. E l'ho usato anche per quest'altra versione dello stesso bracciale. Qui ho usato un alcantara marrone, ho stretto un pochino meno i nodi e ho utilizzato queste perle effetto occhio di tigre. Queste qui me le aveva regalate Annarella e poi di nuovo due piccoli charms alla fine del bracciale. Gli ultimi pezzettini di catena ho fatto due orecchini molto molto semplici che però si possono coordinare se qualcuno vuole fare come regalo un set completo, almeno in questo caso c'è l'abbinamento. Poi ho fatto un'altra piccola serie di bracciali molto semplici per sfruttare sempre i componenti che mi erano stati regalati nei vari swap. Per esempio qui c'è la liquirizia che aveva fatto Annarella, anche queste perle me le aveva mandate Annarella. Con le stesse perle ho fatto anche un altro bracciale, anche queste perle nere me le aveva mandate Annarella. Poi ho fatto anche quest'altro bracciale in cui ho aggiunto delle piccole catenine pendenti dove ho messo delle perle che mi aveva regalato Eri Bijou e delle perle che mi aveva regalato Romina.
queste sono davvero molto belle, così cangianti. Le ho utilizzate anche per quest'altro bracciale e ho fatto sempre un accostamento di nero per le righine bianche e nere e poi il rosa, che mi piace molto come abbinamento. E anche quest'altro abbinamento qui è molto carino. È un altro bracciale elastico e dove ho messo rosa, verde e viola. E anche qua ci sono diverse perle che vengono appunto dagli swap. Ci sono queste perle qui che aveva fatto Annarella e anche queste me le aveva mandate Annarella e adesso neanche ricordo tutte le provenienze. Ho fatto un pochino di questi bracciali molto grossi, allegri e colorati che magari vanno bene proprio per l'estate che sta arrivando. Poi ho fatto invece un paio di braccialetti in fettuccia, di quelli semplici semplici, praticamente che si fanno con 1 metro di fettuccia, si infilano tutta una serie di componenti e poi si fa il nodino. Ho fatto giusto questi due bracciali perché devo comprare sinceramente gli altri componenti che passino nello spessore della fettuccia, ma avevo in mente di fare con la fettuccia anche altri progetti. Comunque, il primo bracciale è questo qui. Ho inserito delle perle di resina e ho inserito un paio di questi elementi che permettono di mettere il pendente. E come pendente ho messo questa perla tutta brillantinosa e quest'altro componente di metallo che rappresenta l'albero della vita e mi piace molto proprio perché rappresenta questo soggetto. Nel secondo braccialetto ho messo sempre i componenti in resina ed effetto metallo e uno di questi spaziatori a cui ho agganciato un cuore e poi ho messo due Pandora che praticamente sono fatte con le perle cerate. Che sono in rosa ed in viola e le ho utilizzate per questo bracciale perché il foro non era abbastanza grande per inserirlo nei braccialetti Pandora che avevo. Ecco, questo è il bracciale col cuore che rimane appunto pendente con la mano. E andandolo a girare sul polso si può fare in modo che appunto le due Pandora capitino davanti. Gli altri componenti in resina, questi a forma di rosellina, hanno il buco un po' più piccolo, infatti anche questi nei bracciali per Pandora non entrano, e neanche questi altri componenti che vedete che sono di metallo, questi più piccolini. Per cui ho utilizzato questa fettuccia per mettere un po' tutti quei componenti che non vanno nei Pandora, ma che hanno il foro comunque abbastanza largo, solo che quelli in resina proprio non si spostano, poi una volta infilati rimangono abbastanza fissi, a meno che non tiriate molto. Invece gli altri, con il buchino un pochino più largo, si spostano facilmente e quindi si possono mettere nel centro del bracciale una volta indossato, in modo che stiano tutti nella parte frontale. Questo è l'altro bracciale e come vi dicevo posso mandare i due pendenti sempre nella parte frontale e gli altri componenti in resina poi rimangono dove stanno senza spostarsi, disseminati un po' per tutto quanto il bracciale. Io questi bracciali li trovo molto carini e anche comodi da indossare e mi piacciono parecchio come tipo di bracciali estivi. Volevo mostrarvi altre creazioni che ho fatto da uomo stavolta e sono sempre dei bracciali. Oggi sarà il video creazioni bracciali perché praticamente vi sto mostrando tutti i bracciali e sono questi bracciali qui. È una tipologia di bracciali che chi lavora con le perline sicuramente conoscerà. Sono i bracciali fatti con il Regaliz. Questo Regaliz l'ho preso da Catoro e anche tutti i componenti. Credevo di averli combinati bene e invece questi componenti qua si spostano. La dimensione della stessa altezza del Regaliz che avevo scelto, però sono parecchio larghi, quindi si spostano.
E non so se li lascerò così o se mi inventerò qualche metodo per farli stare fermi, ma comunque io credo che una volta indossato il bracciale tendano comunque a muoversi di meno perché questo qui non dovrebbe stare troppo largo al polso di un uomo. Adesso è inutile che me lo provo io che ho il polso piccolo. Ma al polso di un uomo non dovrebbe stare molto largo. Per quanto riguarda lo schema della fascetta al peyote, l'ho preso da un numero di Fashion Gems. Ho dovuto adattare il disegno perché il Regalitz che ho usato io era più basso di quello che era stato usato nel progetto della rivista. Quindi il disegno non è proprio identico, ma è abbastanza similare. E con altri colori ho fatto quest'altro bracciale. Anche qui il disegno è leggermente diverso. Ci sono queste due fascettine bianche che sul progetto originale non c'erano e anche questo movimento qui che sul progetto originale non c'erano è solo una serie di stratagemmi che mi sono inventata per ridurre la dimensione, l'altezza della fascettina. E anche in questo caso i due componenti di finitura laterali ci vanno un pochetto larghi. Anche qui devo decidere cosa fare, magari se avete qualche consiglio fatemelo sapere. Invece, questa è la dimensione della fascetta originale, il disegno originale che stava sulla rivista. Io ho realizzato prima questa fascetta, poi mi sono resa conto che era troppo larga. E quindi, pensa e ti ripensa, mi sono ricordata di aver acquistato questo tipo di chiusura per il caucciù, che è una chiusura a T che permette di mettere tre giri di caucciù. E ho visto che questa fascetta su tre giri di caucciù ci stava alla perfezione. Per cui, ecco, questa qui è la chiusura e avevo preso anche gli spaziatori. Questi li ho presi più di un anno fa da Macca a Roma e adesso non so se ce l'hanno ancora e sinceramente non l'ho vista in altri negozi online, però l'effetto è veramente molto carino. A me è piaciuto molto e il caucciù è sicuramente un'alternativa più economica al Regalitz. E ho usato questo caucciù marrone che avevo preso all'Hobby Show di settembre insieme a Ombretta, avevamo fatto questo acquisto insieme. E sto iniziando a utilizzarlo adesso, ancora lo avevo utilizzato pochissimo. Sempre su quel numero di Fashion Gems, insieme a questo progetto, c'era il progetto per creare un ciondolo coordinato. E sarebbe questo qui, ma io non ne ho fatto il ciondolo, ne ho fatto il portachiavi, perché tra gli uomini che conosco nessuno indosserebbe questo tipo di ciondolo, per cui ho pensato di realizzarci un portachiavi, perché comunque mi piaceva molto il design, mi piaceva che fosse abbinabile col braccialetto, quindi magari nel caso che qualcuno debba fare un regalo coordinato, cioè sia il bracciale che il portachiavi, e l'ho fatto sia in questa colorazione che va coordinato con questo braccialetto qui, e sia in coordinato con quest'altro braccialetto, quest'altra colorazione. Devo dire che mi sono divertita moltissimo a realizzare lo schema a peyote triangolare, che prossimamente sicuramente farò altre creazioni con il peyote triangolare. E pensavo che fosse più difficile eseguire questo tipo di schemi. Quando li guardavo dicevo, oddio, ci metterò anni e anni. Invece sono andata velocissima, forse più veloce nel realizzare questi che non nel realizzare le fascettine. Poi all'interno l'ho riempiti in parte con una specie di gomma piuma che stava in una confezione di un oggetto, di una chiavetta USB per intenderci, quindi qui dentro c'è questa specie di gomma piuma nera e invece quest'altro che rimane più cicciottello perché questo rimaneva abbastanza schiacciato per cui ho voluto provare un'altra soluzione. Qua dentro ho messo un pezzetto di spugnetta per il trucco, di quelle che si usano per stendere il fondotinta. L'ho ritagliato, l'ho messo dentro e devo dire che
L'effetto più cicciottello non mi dispiace, quindi probabilmente in futuro utilizzerò altri pezzetti di questo tipo di spugnetta che rimane più voluminoso. E per cui queste sono le mie ultime creazioni, spero di non avervi annoiato, spero che vi siano piaciute e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!